Domenica mattina mi sto prestando a fare un'ora e mezza sui rulli con la mia Neo Bike di Garmin Taxa. Mi sono purtroppo infortunato a Copenaghen la settimana scorsa. Ho deciso però di preparare una guida per tutti gli amici che avessero lo stesso problema. L'80% delle persone si infortuna una volta all'anno e comunque, se correte tanto, è un dato di fatto. Cosa fare nel caso in cui vi succeda una cosa del genere? Quando andare dal fisioterapista? Che allenamenti fare durante il periodo di cross training in cui non potete correre, come riprendere e soprattutto a quali ritmi e qual è il carico dell'allenamento, quali scarpe utilizzare. Seguitemi fino in fondo, questa è la guida definitiva all'allenamento durante il periodo di infortunio. Dovevo correre la maratona di Udine con le ASICS Metaspeed Edge Paris, ma in realtà l'unica cosa che posso fare è dar da mangiare al coniglio. Ecco comunque le tre cose nel caso in cui siate infortunati. In primo luogo, ho fatto 10, il dolore massimo che non vi consente nemmeno di scendere dal letto. Correte solamente se avete un problema che dal vostro punto di vista è al massimo 3 nella scala del dolore. In secondo luogo, dopo 3 giorni dall'infortunio è fondamentale sapere che non servono ricette magiche, l'arnica può servire anche come i tape del Compex, ma la cosa fondamentale è farsi vedere da qualcuno che vi indirizzerà, un fisioterapista di fiducia, a capire cosa avete in realtà, perché secondo me questa cosa vi consente di velocizzare il recupero. Il primo aspetto da considerare è quello di non essere nel panico. Ovviamente c'è una tabella del libro di Jack Daniels, la tabella 9.1, fondamentale secondo me per il podista amatore, che racconta che il VO2 max, oppure quello che lui chiama il VDOT, che è la valutazione del VO2 max senza effettuare effettivamente il test, consente di capire che, metto gli occhiali perché altrimenti non ci vedo, per i primi 5 giorni non cambia assolutamente nulla, soltanto dal 6° giorno in poi ci potrebbe essere una riduzione dello 0,002% nel caso in cui non corriate e al tempo stesso non facciate nemmeno cardio come un cross training con la bici, e soltanto al 14° giorno ci potrebbe essere una preoccupazione che però di fatto è legata più al vostro infortunio che alla vostra forma. Secondo me comunque nei primi giorni la cosa importante è non preoccuparsi. Fondamentale comunque sapere che dopo 6 settimane, dico 6 settimane senza la corsa, perderete soltanto l'11% della vostra forma, mentre se riuscite a fare cross training questa percentuale diminuisce ed sarà solamente del 5,5. Poi è chiaro che l'aspetto davvero da valutare è: siete in grado di riprendere e in tal caso quanto tempo ci vuole per riprendere. Un altro aspetto da considerare, assolutamente spiegato molto bene da questo libro Developing Speed, è che durante il periodo in cui non correrete avrete sicuramente lo stesso introito calorico, perché la vostra mente vi dice mangio la stessa cosa, mentre effettivamente il vostro consumo energetico diminuirà significativamente. Se potete, utilizzate il Garmin oppure gli altri strumenti che vi consentono di valutare questa cosa e in tal caso misurate le calorie in maniera precisa, perché altrimenti potreste arrivare alla fine delle 6 settimane fatidiche dopo le quali riprenderete a correre con un peso molto più importante. Infine, non staccate completamente. Se riuscite, andate a nuotare o fate l'ellittica o perché no andate sui rulli. Diciamo che ho sentito questo fastidio sulla caviglia negli ultimi allenamenti, che poi si è trasformato in una piccola borsite sotto il malleolo, e ahimè appena correvo su un po' sul terreno sconnesso dava fastidio, quindi ho dovuto purtroppo rinunciare ai campionati italiani di cross per quest'anno. E peccato, perché dopo l'altro infortunio che avevo avuto a fine di quest'estate mi ero ripreso bene. Sto comunque tenendo allenato, anzi forse mi sto allenando anche addirittura di più di quando correvo a livello aerobico. Mi sto sempre allenando, diciamo, tutti i giorni, anche 2 volte al giorno. Alterno un po', diciamo, ellittica e rulli, e poi quando c'è bel tempo comunque metto dentro le sessioni di bici da 2-3 ore o comunque mountain bike, per mantenere, diciamo, la zona aerobica bella allenata.
cerco di inserire almeno due o tre volte, diciamo, alla settimana dei lavori un po' più specifici in soglia, riesco a farli abbastanza bene sull'ellittica o anche sui rulli. Com'è un esempio di allenamento sull'ellittica? Ma tipo stamattina ho fatto, diciamo, simulato un po' 20-400 facendo 1 minuto e 30 bello spinto in soglia e 1 minuto di recupero attivo sempre, diciamo, in Z2-Z3, e questo ti permette un po' di tenere allenato sia la parte anaerobica che la parte aerobica, e comunque quando vai in soglia tieni, diciamo, un po' allenato un po' tutto senza perdere troppo. Nei rulli ho notato che all'inizio ci vuole molto di più a farli salire rispetto alla corsa, però una volta che salgono nella zona aerobica, quindi diciamo Z3, riesci a stare bene. Quando invece devi spingere tanto, vuoi andare in soglia, essendo, diciamo, dei movimenti che non fai abitualmente, è difficile andare tanto oltre. Mentre sull'ellittica ho notato che i battiti salgono leggermente prima, probabilmente perché simuli di più il gesto della corsa, e quindi di conseguenza si riesce a farli salire un po' di più e simulare un po' di, diciamo, i battiti della corsa. Però ovvio che la corsa è la corsa e cross training è un'altra roba. Però è comunque un buon metodo per stare in forma, mantenersi allenati, e so che alcune squadre attrezzano i loro atleti con, diciamo, dei giubbottini da galleggiamento per chi vuole fare la corsa in acqua o comunque esercizi in piscina per non fare sempre, diciamo, rulli e ellittica. E anche comunque il nuoto in sé è un'ottima opzione. Poi dipende sempre dal tipo di infortunio che avete e da lì tarare un po' quello che potete fare e quello che non potete fare. Ma a livello di rulli sto sempre sull'ora e mezza, non di più, anche perché poi mi annoio, però per togliere la noia o metto dei video o comunque della musica o seguo, diciamo, degli allenamenti basati sulla cadenza o sui battiti online, che ti permettono di stogliere un po' la mente e fare dei buoni allenamenti. Uno degli aspetti fondamentali era la ripresa dopo l'infortunio. Una volta guariti completamente, a che ritmo corriamo gli allenamenti? E in questo caso ci aiuta nuovamente la tabella di Jack Daniels, che suggerisce di non soltanto moltiplicare per il coefficiente che vi metto su Ko-fi nel caso in cui lo vogliate sapere in maniera precisa, ma anche del vostro peso, e sulla base della combinazione di questi due fattori potreste effettivamente determinare qual è il vostro VO2 max o VDOT che vi consente e poi di capire a quale ritmo correre. Se non ci avete capito nulla, facciamo un esempio concreto: sono stato fermo 72 giorni, 3 mesi, e quindi ho perso il 20% perché comunque non ho fatto cross training, sono aumentato anche del 5% di peso, e in questo caso il mio VO2 max è diminuito del 20% e del 5%, quindi effettivamente dovrei correre con un 25% in meno rispetto a quello invece che facevo prima dell'infortunio. A livello di allenamenti, di ritmi, la cosa fondamentale è sapere che meglio essere conservativi e quindi correre in maniera lenta. A livello di chilometraggio, il suggerimento è anch'esso presente in un'altra tabella che ci racconta, per esempio, nel caso semplicissimo di un problema che vi ha fermato per 4, 5 o 8 settimane, in tal caso suggerimento è quello di riprendere nel mese successivo e la prima settimana fare il 33% dei chilometri corsi pre-infortunio, poi passare al 50%, poi passare al 75% e effettivamente dopo 3 settimane correre il 100% degli allenamenti. Ovviamente il carico dell'allenamento è un aspetto fondamentale e non bisogna esagerare, soprattutto sapendo che il vostro corpo si sta riprendendo dopo l'infortunio. Sicuramente al prima settimana farò solo dei lenti per testare anche un po' il piede, poi pian piano inserirò delle ripetute o comunque dei lavori di intensità più lunghi, per poi pian piano andare a velocizzare e azzardare dei ritmi un po' più veloci e stare comunque
cercare di arrivare ai chilometraggi di prima con un po' più di calma e meglio prendersela con comodo a fare le cose fatte bene che andare, diciamo, di fretta e rischiare troppo. Se è vero che la scarpa è soltanto uno strumento in questo caso, visto che siete appena ritornati dall'infortunio, dovreste cercare qualcosa che sia assolutamente comodo, ma al tempo stesso che non vi faccia correre velocemente. Cercate però qualcosa di molto stabile che consenta a voi podisti amatori di riuscire a gestire la corsa, i 10-15 km dopo l'infortunio, in modo tale di non avere nessun problema. Inoltre, non prendete una scarpa col carbonio, meglio una scarpa non reattiva che soprattutto vi consenta di avere una protezione eccezionale. Per esempio, le gel Nimbus 26, sicuramente correte davvero molto lentamente. Per i denti adesso ho sempre le Cumulus comunque e poi adesso comunque testiamo tante altre scarpe che sono uscite sul mercato e sicuramente quelle più protettive fanno al caso mio dovuto all'infortunio e poi vediamo di azzardare i ritmi, azzardare le scarpe poi quando si sta bene. Non pensi di, utilizzando tutte queste varie scarpe che ti abbiano procurato un No, infortunio? anzi, secondo me il fatto di provare scarpe diverse comunque non abitui sempre il piede allo stesso movimento e ti permette comunque di non focalizzarti sempre su un tipo di appoggio, un tipo di movimento di mescola e non abitui mai il piede. Secondo me è un'ottima strategia per evitare di farsi male. Poi, ahimè, è dovuta al troppo carico e a tutto, gli acciacchi vengono lo stesso. Poi c'è chi è portato ad averli, c'è chi è portato a non averli, però purtroppo è così, è uno sport traumatico che dà le sue soddisfazioni, però tutti purtroppo quando abbiamo qualche fastidio è meglio tirare la corda per evitare di non romperla del tutto. In 3 mesi hai fatto il record italiano di rotazione di scarpe. Sì, diciamo di sì, però comunque ci sta, dai, sono contento e speriamo di provarle ancora tante e quindi di tornare al più presto in forma. Grazie, stay strong. Sei strong keep running, dai, speriamo. Ciao a tutti.